Da 2 mesi a questa parte ho cominciato una programmazione di forza e ho intenzione di portarla avanti per tutto l'anno, presumo. Quindi ho testato i massimali e ho buttato giù la programmazione. Quello a cui ho pensato è che il peso dei miei massimali sono fermi da molto molto tempo, si parla di anni. E quindi ho deciso di fare questo video proprio per quelle persone che non riescono ad aumentare i propri massimali, che sono in uno stallo. Quindi vedremo un problema e daremo una soluzione, un problema e daremo una soluzione. Questo video può essere utile sia per una persona che vuole iniziare adesso e quindi si troverà davanti prima o dopo a questo problema, o anche a un medio avanzato, diciamo, che è proprio in stallo con i propri massimali. Come prima cosa, però, che più che un problema è una premessa da fare, che è un po' la situazione in cui mi sono trovato io per molti anni, è che non è obbligatorio alzare i massimali. Infatti, per molto tempo, soprattutto quando lavoravo nell'accademia e quindi insegnavo allenamento funzionale, non era la mia priorità alzare i massimali. Certo, da una parte volevo alzarli, mi sarebbe piaciuto alzare di più, eccetera, eccetera, ma dall'altra stavo anche bene così. Quindi c'è da dire che non è necessario continuare ad alzare i carichi, dipende sempre perché ti stai allenando. Quindi ecco, una cosa da fare, secondo me, è porsi la domanda del perché mi sto allenando, cosa voglio veramente, e non sentirsi in difetto se vedi magari tutti fare super numeri sui social e tu no, perché magari non è il tuo obiettivo, loro magari stanno competendo, loro hanno i suoi motivi, tu hai i tuoi, quindi non è necessario per forza di cose aumentare i massimali sempre. Il primo vero punto è sempre collegato alla nostra testa ed è la paura. Una cosa che è successa a me e che penso che insomma alla maggior parte delle persone succeda è che quando maneggi i tuoi carichi, che siano piccoli, che siano alti, quella è più o meno la tua zona di comfort. E anche aggiungere 2, 3, 5 kg, dipende da dove ti trovi, cioè se sei un intermedio, un avanzato, un principiante. Provare quell'esercizio con un carico che non hai mai provato spaventa. Poi se ti alleni da solo ancora di più. Quindi una soluzione a questo problema è abituarsi a sollevare carichi molto vicino al massimale o anche oltre al massimale e appunto inserirli dentro la propria programmazione. L'importante è farlo con una logica e non continuare a testare massimali o alzare pesi a caso. Bisogna avere una logica e programmare bene l'allenamento. Però una cosa molto intelligente è appunto abituarsi al carico, abituarsi ad alzare molto peso. Questo perché intanto si diventa più forti e seconda cosa si abitua il sistema nervoso a gestire questo tipo di stress. Il secondo problema che avevo, e che magari hanno anche alcuni di voi, è che io personalmente testavo tutti i protocolli di allenamento che facevo ai miei clienti e in quel momento, in quegli anni, stavo anche studiando per diventare un preparatore atletico e avevo degli esami da dare anche pratici e quindi ero costretto ad allenarmi con tanta attrezzatura, con metodi di allenamento diverso e quindi per forza di cose non potevo specializzarmi sugli allenamenti di forza. Quindi l'errore che potresti star facendo è differenziare troppo il tuo allenamento e focalizzarti su degli esercizi che non sono finalizzati all'obiettivo che ci hai prefissato. Non è sbagliato variare, non è sbagliato usare diversi esercizi, l'importante è che abbiano tutti lo stesso fine e che abbiano una logica. Quindi una soluzione in generale quando vuoi migliorare una cosa, che sia in allenamento o anche no, è proprio focalizzarti su quella cosa, ripeterla, ripeterla, farla molte volte e pensare che tutto quello che fai attorno a questa cosa deve essere finalizzato per essa. Ok? Se devi alzare, cioè se devi fare uno stacco da terra pesante e vuoi aumentare il tuo massimale, devi farlo intanto molte volte anche dentro la stessa settimana e tutto quello che fai, anche come contorno, deve finalizzare il tuo obiettivo. In verità, ancora adesso testo i programmi che faccio alle persone, però molto meno perché ho uno storico e mi sono segnato tutti gli appunti che mi interessavano e se devo testare qualcosa e non ho tempo oppure non voglio farlo io perché magari non ha senso, lo faccio fare a qualche mio amico. Sicuramente un problema che vedo nelle persone che alleno e anche io stesso sono passato per questa situazione, è che non sapevo e la gente non sa
programmare bene una scheda per la forza massimale. Anche se stavo studiando e comunque le competenze le avevo per fare una programmazione sensata, non mi ero specializzato nell'ambito della forza e quindi di conseguenza non sapevo le strategie che potrebbero essermi state molto utili per fare una programmazione più sensata di quelle che facevo. Quindi la soluzione per questa cosa e la miglior cosa che si possa fare è affidarsi ad un professionista specifico della cosa che stai facendo. Se hai bisogno di resistenza, andrai da uno specialista di quella cosa, di quel determinato sport. Se vuoi aumentare i tuoi massimali e vuoi lavorare sulla forza, cerca un professionista che faccia quello. O in alternativa, come sto facendo io e ho sempre fatto, piuttosto che avere un coach, anche che non è mai sbagliato comunque, anche quando tu sai allenare, quando sai allenarti, sarebbe sempre meglio avere qualcuno che ti segue, questo è assicurato. Vabbè, comunque in alternativa puoi fare dei corsi di formazione, puoi formarti per poter gestirti i tuoi allenamenti. Ed è una cosa molto interessante. Ricordiamoci che nessuno sa tutto, nessuno è mai arrivato a saper tutto, c'è sempre da imparare, ok? E in più c'è da dire che anche questo video sicuramente sarà utile, ma il consiglio che ti posso dare io sui social o un'altra persona è limitato, perché non posso vedere la tua alzata, non so qual è il tuo punto debole, quindi sì, ovviamente questi consigli sono utili, ma se io vedessi la tua alzata, magari basterebbe o un consiglio tecnico o dei propedeutici e magari non andrei neanche a toccare la programmazione e con due dritte miglioreresti. Quindi farsi seguire è sempre la soluzione migliore. Il quinto problema è non allenarsi a sufficienza. Io mi allenavo frequentemente, avevo paura del sovrallenamento e pensavo dunque di non essere portato a queste programmazioni di forza. In verità sono cazzate, perché io penso che tutti, anche il più magrolino, perché vabbè io sono ancora secco ma lo ero molto di più, e pensavo vabbè gli esercizi di forza non fanno per me, io sono forte nella mobilità. Come stavo dicendo, non so se si è sentito l'aereo, non pensavo di essere portato per la forza, ho detto vabbè sarò forte per la mobilità e amen, e invece no. Quindi la soluzione resta una buona programmazione. Dipende ovviamente sempre dalla persona, ma in base 4-5 volte puoi sempre allenarti in base agli obiettivi che vuoi raggiungere e tutto quanto. Però io che pensavo che più di 3 volte non potessi allenarmi proprio perché fisicamente non ce la facevo, organizzando la programmazione in un altro modo posso lavorare anche su 4-5 volte a settimana, riducendo il volume ovviamente e facendo anche un esercizio come la panca piana anche 4 volte a settimana. Un altro errore che facevo era sì fare una scheda sensata che durava un mese, no, 5 settimane, sai quello che è, ma non la variavo all'interno, facevo la programmazione di 5-6 settimane e il mio intento era solo aumentare il carico di esercizi, e questo è un errore. Una soluzione a questo problema è strutturare un programma di allenamento più lungo, anche di 10-11-12 settimane, e averlo scritto, averlo programmato, ma all'interno di questo programma anche di settimana in settimana cambiare i carichi, cambiare la velocità di esecuzione degli esercizi, inserire delle varianti con i fermi. Tutte queste varianti influiscono sulla tua forza. Prendiamo ad esempio lo squat, lo farò 3 volte a settimana, non una come prima, e farò il primo giorno magari a percentuale, quindi parto dalla prima settimana con un alto volume, quindi tante ripetizioni, al 60% del mio massimale, e arriverò alla nona, decima settimana con poche ripetizioni al 95% del mio massimale. Un altro squat dentro la stessa settimana potrebbe essere a ripetizioni molto rapide, un altro squat a settimana potrebbe essere o molto lento o con i 3 fermi o appoggiandomi, lì dipende dal tuo punto debole e come vuoi migliorare il tuo squat. Lì non c'è un lavoro migliore o peggiore, dipende dalla tua esecuzione e come vuoi migliorarlo. Per ultima cosa ti do 2 consigli che sono tanto ovvi quanto importanti, e sono l'alimentazione e il sonno. Qui pecco un po' perché non dormo a sufficienza probabilmente,
quasi nessuno, credo. Però il sonno e l'alimentazione sono molto molto importanti sia per l'aspetto fisico, quindi per i risultati fisici che può dare l'allenamento, e anche proprio per le performance. Se hai altri suggerimenti che ti vengono in mente per aumentare i massimali, se hai qualcosa che fai tu di specifico, scrivemelo nei commenti, così rendiamo questo video ancora più utile. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e ciao!